Buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Questa sera è una serata speciale e presento. Io sono Laura Gregualdo, presidente dell'associazione AUMORS, è un'accademia di discipline bionaturali. Oltre ai percorsi triennali, promuoviamo percorsi utili a tutti, quindi anche alle persone che desiderano migliorarsi o migliorare le proprie cose, il proprio ambiente, vivere meglio, conoscere, eccetera, eccetera. Quindi stasera con grandissimo, grandissimo piacere presento una nostra docente, un'antropologa. Martina ha un grandissimo interesse, una grandissima esperienza in tutto quello che riguarda lo studio dell'ambiente, dell'armonia delle parti. E quindi non soltanto per professione, ma anche proprio per scelta didattica, eccetera, ha approfondito tutto quello che riguarda proprio riguarda le energie, la forma, gli equilibri, l'armonia, eccetera, eccetera, che può essere portato appunto anche nelle nostre case. Ecco che è nato questo corso, è un corso nuovo, molto bello, intelligente, è un'evoluzione del Feng Shui. Questo corso è un corso per tutti coloro che hanno semplicemente desiderio di migliorare la casa, gli spazi, l'ambiente, conoscere, sapere cosa è ideale in un certo punto, cosa no, colori e quant'altro. Insomma, Martina ci illuminerà. E siamo molto felici di vedervi così numerosi perché è veramente un corso speciale. Quindi buona serata e grazie. Grazie mille per l'introduzione, Laura. E sì, il corso, come già hai anticipato, è un corso che darà tantissima importanza a quello che è il rapporto tra noi sapiens, quindi noi umani, e gli ambienti che viviamo quotidianamente. Questo per il fatto che molto spesso, sia nell'interesse quotidiano di ciascuno, ma anche per quanto riguarda gli stessi operatori olistici, a volte si tende ad ignorare il contesto in cui vive una persona, in cui vive un cliente. Ho cercato in questo corso, che è totalmente interdisciplinare, perché vado a unire discipline tradizionali come appunto il Feng Shui alle ultime scoperte di neuroscienza legate alla neuroarchitettura, ma anche alla geologia, allo studio dei disturbi elettromagnetici all'interno delle abitazioni e quant'altro, e ho cercato di creare un insieme di suggerimenti, consigli, ma anche nuovi punti di vista, proprio per affrontare l'analisi degli spazi che vengono vissuti quotidianamente da noi stessi o eventualmente se siamo degli operatori o operatrici olistici nei confronti anche dei nostri clienti, per poter avere un mezzo aggiuntivo a quelle che sono già le nostre competenze a livello operativo. Grazie Martina, grazie di cuore. E lascio la parola a un momento a Veronica Gerardi, è la vicepresidente dell'associazione AMORS della nostra accademia, e che farà alcune domande a Martina, perché abbiamo ricevuto tutta una serie di richieste da parte delle persone che sono interessate al corso, e quindi Veronica ci farà appunto una sintesi delle domande principali, ecco. Va bene, grazie, grazie della parola Laura, grazie Martina a te per questa serata, per il tempo che ci dedichi, ma soprattutto per tutte le conoscenze che metti a nostra disposizione e quindi a nome di tutti ti ringrazio davvero di cuore. Per noi è un piacere, per me è un onore essere qua stasera e quindi ti faccio qualche domandina di qualche persona che non ha potuto partecipare e quindi ci ha chiesto in anticipo di avere delle informazioni. Per esempio, se io sono la zia Pina casalinga di Mussetta di Sotto e non ho nessun tipo di conoscenza, posso partecipare al corso? Cioè, questo corso è disponibile anche per chi magari, non so, non è un architetto, non è un operatore olistico, non ha conoscenze, ma è semplicemente curioso. Sì, sicuramente, infatti è pensato nel modo più comprensibile possibile. Infatti, in anni e anni di studio mi sono resa conto come tantissime informazioni che secondo me dovrebbero essere accessibili a tutti,
e sono sfortunatamente relegate al mero ambito accademico, che molto spesso si ha anche per proprio uno scoglio linguistico, perché tantissimi studi non vengono trovati in italiano, ma sono principalmente in inglese, francese e spagnolo, e non tutti hanno la possibilità di accedere quindi a questo materiale in modo agevole. E quindi ho pensato di rendere, cioè di strutturare il corso proprio in modo tale che chiunque, anche semplicemente chi anche non ha concluso le scuole dell'obbligo volendo, proprio è un corso semplice, ci saranno moltissime schede facili da leggere, ci saranno anche dei video e la base del corso è proprio più il rapporto con il nostro intuito che con la nostra logica. Quindi non ci sarà da imparare schemi, da imparare una disciplina o qualsiasi altro insegnamento che potrebbe creare dei blocchi proprio a causa di una mancanza di competenze, ma vuole essere il più comprensivo e universale possibile perché parla proprio di noi nella nostra intimità più profonda, quindi di come possiamo sfruttare delle regole alla fine universali, perché sono le regole biologiche e fisiologiche del nostro corpo, per migliorare sia la nostra vita, cioè proprio il nostro senso di benessere, il nostro senso di sicurezza e anche quello di eventualmente dei nostri clienti, se siamo degli operatori olistici. Quindi chiaramente uno può affrontare il corso in una maniera assolutamente nozionistica, quindi solo per seguirlo, sapere come funziona, che cosa si può fare, o se uno dopo è interessato perché è già un operatore, ovvio c'è a disposizione tutta la bibliografia e quant'altro, e anche ovviamente la mia disponibilità via mail per avere eventuali materie da approfondire o quant'altro. Grazie Martina. Ecco, ti faccio solo altre due piccole domandine. All'interno di questo corso, quindi tu metti a disposizione anche del materiale che lo studente, diciamo, l'usufruitore del corso, può leggere a casa con calma dopo la lezione? Sì, certamente ogni modulo sarà accompagnato da una dispensa. All'interno della dispensa, non su tutti i moduli ovviamente, ma su quelli là più legati a cose da fare, più che quelle ad esempio il modulo in cui parliamo un po' di geologia, quindi della Terra, non è che ci sono delle schede applicative da fare, mentre tutti quegli altri che richiedono proprio anche un intervento attivo da parte dello studente, avrà sia delle schede, ma sono stati creati anche dei video, e anche per spiegare magari l'uso della bussola, perché sarà uno strumento che useremo molto al corso e che però magari certe persone possono anche non averla mai usata in vita loro. E quindi ho fatto un po' di e ci saranno anche dei video di meditazione guidata e di esercizi di base di Qigong o di yoga per aiutare proprio la centratura rispetto al nostro corpo fisico e l'ambiente in cui ci troviamo. Quindi tutte cose molto semplici e fruibili con qualsiasi mezzo, nel senso non c'è bisogno né di mezzi né di competenze, come dicevo già prima, particolari, perché gli studenti possono accedere ai video registrati, alle dispense, alle slide o a queste schede esecutive, liberamente in qualsiasi momento del corso, a seconda delle loro necessità. Ok, ultima domanda, quando verrà fatto il corso? Cioè in che orari, in che giorni? Il corso dovrebbe iniziare le prime settimane di maggio Ok. e saranno due incontri mensili della durata di 2 ore con a seguito un'ora disponibile per domande e risposte o approfondimenti su richiesta degli studenti. Una cosa a cui tengo molto sempre nell'insegnamento, ma in particolar modo in questo corso, sarà che in quest'ora vorrei dedicare anche la possibilità di condivisione da parte degli studenti, quindi non essere solamente qualcuno che offre delle conoscenze, ma creare uno scambio empatico anche tra l'insegnante e gli studenti e tra gli studenti tra di loro, in modo tale che proprio in quel tempo aggiuntivo, dopo le 2 ore di corso serali, e tutti possano dare il loro contributo
a riguardo ciò che è stato spiegato o anche semplicemente condividere eventuali progressi o eventuali dubbi proprio in un confronto alla pari tra tutti. Ok, quindi le lezioni saranno dalle 19 alle 21, come stasera, sì. Insomma come l'orario che stiamo dedicando adesso alla presentazione. Va bene, io ti ringrazio, queste erano le domande principali e poi insomma lasciamo la disponibilità anche ai nostri contatti, a chi vuole informazioni più precise, diamo magari la mail info@hamors.com e come telefono 349-7393-740. Ecco, grazie. Volevo fare una domanda, ma sì. Qualcuno chiede quanto dura il corso e se è possibile predisporlo, se esiste nel periodo invernale e non estivo. Sì, allora il corso è già stata calcolata una pausa estiva che corrisponde con la pausa estiva dell'Accademia Hamors, che quindi è sospeso nei mesi di luglio e agosto e settembre, per poi riprendere con l'inizio di ottobre. Quindi il corso in totale dura circa quindi 10 mesi, più ci saranno 3 mesi a disposizione dello studente per lo sviluppo della tesi finale. Infatti, qualsiasi sia ovviamente il livello di competenza dello studente, saranno definite assieme degli argomenti di tesi da trattare che poi saranno seguite da me con degli incontri, un incontro al mese per i 3 mesi di circa un'ora nel quale confrontarsi sulle tematiche della tesi o eventuali correzioni e dopo la stessa verrà discussa a fine anno scolastico, a fine anno accademico per... come materia di chiusura del corso e delle frequenze. E ovviamente il corso sarà disponibile sia live, quindi con le lezioni in diretta, sia le stesse saranno registrate e fruibili da chiunque frequentante non abbia potuto seguirle al momento della diretta. Ecco Martina, allora facciamo anche un'ultima domanda, giusto perché è di interesse insomma per i vari studenti. Alla fine del percorso lo studente riceverà un attestato di partecipazione come per tutti i corsi presenti in Hamors, nel quale sono indicati le materie studiate, le ore dedicate e ovviamente anche il risultato finale del corso. Sì, non so se Laura vuole aggiungere qualcosa a livello amministrativo. Tutti i corsi di Hamors permettono tutti alla fine di ricevere un attestato di frequenza che può anche essere utilizzabile da operatori nel caso in cui uno faccia già una professione di discipline bionaturali, quindi può aggiungere anche questa formazione che è una base, intanto una base formativa utile appunto per i fini del corso, quindi assolutamente sì, Hamors emette sempre attestato di frequenza. Ok, e allora inizio con l'introduzione del corso. Sì. Quindi andiamo un attimo nel dettaglio guardando le slide. Rispetto al corso di domoteorica. Domoteorica, come dicevamo, è un corso incentrato sul rapporto tra noi e gli spazi che viviamo e con particolare attenzione ovviamente alla nostra casa che è, come scopriremo al corso, proprio proiezione della nostra psiche anche in un certo senso, ma anche ovviamente del luogo di lavoro, perché soprattutto per chi lavora molte ore nello stesso ambiente, ovviamente gli stessi uffici, negozi, studi possono dare delle forti informazioni al nostro organismo che dobbiamo imparare a interpretare e comprendere. Chi sono? Quindi introduco un attimo meglio. Io sono dottoressa in antropologia culturale, etnologia ed etnolinguistica con una specializzazione in tradizioni popolari e anche storia delle religioni. E oltre a questo, dal 2015 mi occupo di Feng Shui e quindi adesso sono anche consulente e operatrice olistica specializzata in Feng Shui. La mia prima laurea in realtà arriva dall'ambito del cinema, infatti ho conseguito una prima laurea in cinematografia con una specializzazione in digital entertainment, quindi spettacolo digitale, conseguita presso il Virtual Reality e Multimedia Park di Torino e
Lavoro tuttora occasionalmente in ambito cinematografico, sia come tecnico, sia anche come proiezionista cinematografica presso alcuni festival e tuttora, a partire dal 2003, curo insieme ad altri colleghi il portale Asian Fist dedicato al cinema proprio e alla cultura asiatica. Poi, partendo dalla passione per il documentario etnografico, ho deciso di conseguire una laurea specialistica in antropologia e, come dicevo, dal 2015 ho seguito un corso presso la Creative Feng Shui, che adesso è diventata Canyu Feng Shui Academy, e ho conseguito questo diploma professionale riconosciuto come operatrice olistica. Perché si chiama domoteorica? Domoteorica ci ho pensato molto, nel senso non presenta, essendo un compendio in un certo senso, quindi un insieme di conoscenze, e ho deciso di trovare un nome molto generalista. Infatti, domo deriva da dom, che è un radicale, che è lo stesso che troviamo adesso in domestico, domotica anche, e deriva dal proto-indoeuropeo, quindi la lingua madre della maggior parte delle lingue europee, e definiva dom come radicale, definiva sia la casa, il rifugio, ma soprattutto anche il costruire. E poi teorica, ovviamente, perché io vi proporrò varie teorie e ipotesi, in a parte le prove scientifiche che possono comunque essere confutate in continuazione, perché il bello della scienza è che in continuazione si ricerca e quindi si può confermare o annullare una teoria precedente, ma anche perché alcune delle pratiche che presenterò al corso derivano proprio dalle tradizioni popolari, quindi sia dalla medicina popolare, ma anche da rituali o pratiche religiose, e anche queste possono essere confermate come in futuro possono essere considerate non valide. Cos'è quindi domoteorica? Innanzitutto vorrei fosse chiaro che non si tratta di una medicina alternativa, quindi non è né una disciplina né una medicina. Domoteorica, infatti, è un insieme interdisciplinare che va a raccogliere conoscenze provenienti da ambiti della scienza, della psicologia, in particolar modo, quindi la neuropsicologia, ma anche della tradizione popolare, quindi le geomanzie o la ritualità più antica collegata allo spazio vissuto e anche eventualmente allo spazio sacro. E per tale ragione è un corso adatto a tutti gli operatori olistici, poiché non avendo delle regole da seguire pedissequamente, ciascuno può prendere spunti da ciò che viene a scoprire, da ciò che impara, per poterli adattare, modificare, trasformare anzi all'interno delle proprie pratiche quotidiane. E proprio per questo non abbiamo bisogno di esperienze o conoscenze pregresse nell'ambito dell'architettura, della casa o quant'altro. L'importante è avere l'attitudine alla conoscenza, quindi al volere scoprire cose nuove. E inoltre, durante il corso non vi sarà mai indicato di acquistare strumenti o acquistare oggetti, come invece a volte succede in certi corsi che parlano della casa, soprattutto, ma le uniche cose di cui avrete bisogno sono un metro e una bussola, che vi specificherò meglio alla fine della presentazione. E in generale, quindi, domoteorica si tratta di tutta una raccolta di studi, ricerche, scoperte o comunque tradizioni che sono state mantenute per secoli, se non per millenni, quindi che l'uso popolare quotidiano ha di fatto confermato nella loro efficacia e che provengono da vari ambiti mondiali, quindi da varie culture, da varie tradizioni. E ho cercato di organizzare tutto nel modo più ordinato e comprensibile possibile, quindi avremo dei moduli che si dedicano all'uno o all'altra materia e che possono permettere, insomma, anche allo studente di organizzare le sue conoscenze nel modo più affine possibile alla propria percezione del mondo.
Nel corso potrebbero esserci anche delle integrazioni o aggiornamenti, ovviamente, in caso se ne venga a conoscenza. E un'altra cosa che accennavo prima, a cui tengo molto, è quella della condivisione delle conoscenze. Quindi, Domoteorica non vuole essere un corso unidirezionale in cui io insegno qualcosa agli studenti, ma deve essere anche una sorta di collaborazione nel quale gli stessi studenti, nei momenti dedicati al confronto, quindi dopo le lezioni, possono portare le proprie esperienze, oltre insomma alle proprie domande e ai propri dubbi, e per poter dare ancora nuovi punti di vista agli altri studenti, ma anche all'insegnante stessa. E Domoteorica, in fondo, è proprio uno studio che vede il rapporto tra noi sapiens e i nostri spazi, perché noi, per manifestarci, e soprattutto la nostra cultura per manifestarsi, ha una costante necessità di essere rappresentata nello spazio, di delimitare e di definire gli spazi. La nostra casa, di fatto, è stato un elemento fondamentale per tutta la nostra cultura. Siamo partiti ovviamente da dei rifugi e tali rifugi hanno sempre rappresentato il luogo in cui potevamo stare sicuri, in cui potevamo riposarci e in cui potevamo riprendere le forze. Nei secoli però si è perso questo valore della casa e molto spesso le case sono diventati luoghi molto confusionari, luoghi temporanei e luoghi in cui per la conformazione, quindi colori, forme e quant'altro, noi non ci sentiamo a nostro agio, ma che abbiamo accettato di fatto legati a vincoli culturali, quindi a modi di pensare legati magari all'estetica, al design o alla semplice funzionalità. Parliamo magari di abitazioni estremamente piccole, ma fondamentali per poter vivere all'interno di una metropoli. E quindi è una ricerca, insomma, di ridefinizione del ruolo della casa. La nostra specie vive da 250.000 anni circa, si pensa tra 250 e 200.000 anni fa. E in tutto questo tempo, per la maggior parte, quindi parliamo fino a più o meno al 11.000, 10.000, 11.000 avanti Cristo, noi siamo stati nomadi. Quindi le nostre case erano proprio come quelle, le tane degli animali o i nidi degli animali, erano delle sistemazioni temporanee oppure delle sistemazioni stagionali in cui si poteva tornare. Mentre oggi, della nostra specie, i nomadi si attestano solo allo 0,5%. Quindi, ci troviamo ad avere una fisiologia che si è sviluppata in centinaia di migliaia di anni, in modo organico e funzionale agli ecosistemi, quindi agli ambienti in cui eravamo inseriti, che soprattutto negli ultimi 2000-3000 anni è diventata invece sempre più radicalizzata, quindi si è sempre di più trasformata in una specie che di fatto è stanziale e cerca di mantenere per il tempo più lungo possibile la propria abitazione. E quindi anche il rapporto con questo rifugio nei secoli, quindi anche nei millenni, si è trasformato profondamente, poiché da dimora temporanea è diventata dimora per molti anche di tutta la vita. Quindi, attraverso Domoteorica cercherò anche di farvi conoscere un po' di più, della nostra specie, perché spesso diamo per scontato che il solo essere umani ci renda completamente differenti dagli altri animali. Invece, noi siamo molto più simili a tutti gli altri mammiferi che spesso l'uno con l'altro tra di noi. Quindi questo percorso affronterà anche proprio la nostra percezione di specie, quindi il nostro riconoscimento all'interno di un sistema terrestre che ci vede in costante relazione con le specie viventi, ma anche, cioè anche i non viventi, quindi in questo caso anche gli spazi. E in quest'ottica e anche proprio a livello neuropsicologico, la casa nei secoli, partendo da luogo sicuro, fine a se stesso, quindi luogo di protezione,
è diventata man mano anche manifestazione di noi stessi, della nostra individualità. La nostra casa, quindi, non è più solo la proprietà privata, quindi quello spazio che noi abbiamo isolato e di cui siamo entrati in possesso esclusivo rispetto allo spazio comune, ma diventa anche uno spazio psichico, quindi è la proiezione delle nostre attitudini, delle nostre speranze anche dei nostri trascorsi positivi o negativi. Ed è anche proprio importante quindi individuare come la casa possa trasformarci e come noi possiamo trasformare la casa. Perché dopo sul lungo periodo avviene quella che viene definita personificazione, che è un rapporto biunivoco costante in cui noi proiettiamo sulla casa noi stessi e gli spazi della casa e gli spazi ad essa confinanti, quindi ciò che vediamo dalle finestre, ad esempio, o il quartiere in cui viviamo, vanno a influenzare noi di conseguenza. Ed è anche importante ritrovare quella necessità di cura e di rispetto dei nostri bisogni, dei nostri bisogni, anche quelli proprio più materiali e più legati anche alle pulsioni, che molto spesso si perde nella casa, si perde nella fruizione della casa, che a parte gli ultimi anni, che a causa della pandemia ci hanno visto sempre più vincolati all'interno del nostro spazio domestico, e spesso per lunghi periodi sono state vissute molto poco, perché si vivevano appunto di più gli spazi lavorativi che quelli della casa. Quindi, domoteorica è un modo per poter analizzare su tutto questi livelli l'edificio come se leggessimo di fatto un libro e questo libro si mostra nella sua totalità, quindi in tutte le potenzialità e in tutte le sue caratteristiche, a volte anche più nascoste. Infatti, anche nella casa, molto spesso, nel nostro rapporto con la casa principalmente, noi andiamo a rilevare come vi sia stata una forte perdita della percezione profonda da parte soprattutto delle popolazioni più urbanizzate. E questo cosa ha causato e da cosa è stato causato? La perdita della percezione profonda, quindi la perdita della comunicazione con il nostro io più animale, è dato principalmente dall'alterazione del ritmo circadiano, quindi non rispettare il ritmo solare nel ritmo stagionale, che vedrebbe dei periodi più adatti ad attività di riposo e altri periodi più adatti ad attività di azione. E questo è dovuto anche spesso all'esposizione errata alle fonti luminose, quindi stare in ambienti sempre estremamente illuminati anche di notte, oppure ad orari di vita inadeguati che sappiamo spesso, se non sempre, non sono voluti dalle persone, ma da obblighi di tipo lavorativo o comunque familiare. E allo stesso tempo vi è stata una grossa perdita della percezione profonda dovuta alla mancanza di stimoli. Nel senso, nelle città in particolar modo noi abbiamo un range di stimoli che vanno dallo stimolo positivo, ma anche dalla presenza costante di stressor, quindi rumori forti, colori inadeguati, ambienti non salubri. Mentre un corpo sano, quindi un sapiens sano, ha l'estrema necessità di esporsi il più possibile ad ambienti sani, quindi alla vegetazione, ambienti aperti, ma ambienti poco antropizzati, quindi dove l'essere umano è intervenuto solo relativamente. E gli ultimi studi confermerebbero che bastano persino 2 ore alla settimana di esposizione ad ambienti il più possibile naturali, quindi verdi, non il parco cittadino, ma parliamo di foreste, ambienti molto ampi, in cui il nostro cervello può elaborare tantissimi stimoli olfattivi, visivi, di tipo positivo, mentre tantissime persone non riescono a esporsi per problemi spesso legati proprio al lavoro o comunque anche alle possibilità di movimento, non riescono ad esporsi per nemmeno 2 ore alla settimana, creando quindi sul lungo periodo delle forti ripercussioni proprio sulla salute generale e anche sul senso di benessere personale.
Quindi attraverso Domoteorica cerco anche di dare degli spunti, dei percorsi di autoanalisi anche in un certo senso per capire quali siano le nostre vere necessità fisiologiche, biologiche, ma anche emotive di fatto, e come poter migliorare proprio il nostro senso di benessere in generale. Infatti, noi come sapiens tendiamo a delegare tutta la nostra analisi e interpretazione del mondo al pensiero cosciente. Tuttavia, noi abbiamo ancora un istinto, volenti o nolenti, e la nostra povera amigdala, che è collegata, che è quell'insieme di neuroni collegato al sistema limbico, quindi il sistema di controllo delle emozioni, tende comunque a ricevere costantemente stimoli per essa negativi che dobbiamo imparare a riconoscere per limitare. Quindi tutte le reazioni istintive che sono fatte di fatto di produzioni ormonali o comunque cioè vanno ad alterare la chimica del nostro corpo, non sono sotto il nostro pensiero logico e il nostro pensiero logico anzi tende ad ignorare magari gli effetti negativi, tende ad ignorare i campanelli di allarme che il nostro corpo ci vuole dare. Parliamo di non riuscire a dormire, parliamo di gastriti, parliamo di problemi digestivi, che di fatto sono espressione di un disagio ambientale a cui siamo sottoposti quotidianamente. Quindi con Domoteorica voglio anche darvi modo di riconoscere questi campanelli d'allarme in un certo senso, per capire da cosa sono causati e cosa ciascuno può fare per limitare gli effetti negativi sulla propria persona. Quindi Domoteorica, come in realtà un po' missione anche mia di vita, è anche una ricerca del ritorno alla natura, il ritorno alla naturalezza e il ritorno alla sintonia, perché noi sapiens, a causa proprio delle imposizioni culturali, che sono imposizioni date dal mercato, dai mass media, ma anche dalle tradizioni popolari, quindi sia dalle tradizioni tipo familiare che anche culturale di una determinata zona, ci siamo sempre più staccati dal naturale, perché il naturale per molti è sempre stato connotato come qualcosa di sgradevole, di pericoloso soprattutto, perché di fatto più si è vicini alla natura, più si è distanti dalle imposizioni culturali e quindi tantissime culture, tantissimi sistemi sociali ci hanno cercato di allontanare dalla natura in modo tale da renderci meno liberi, quindi meno sani innanzitutto, ma anche meno liberi di decidere cosa fare delle nostre esistenze. Quindi ci sarà anche una riscoperta o scoperta della nostra percezione profonda, che è quella che ci accomuna a tutti gli altri animali e in particolar modo a tutti gli altri mammiferi. E quindi si analizzerà come poter rispettare i nostri bisogni fisiologici, come poterli riconoscere e rispettare, ovviamente senza andare a creare ricadute negative su necessità di tipo morale o etico. Sia chiaro. E anche il modo sarà un modo anche di capire come riportare una certa coerenza tra il corpo fisico e la nostra mente, perché per secoli, soprattutto noi che proveniamo da una cultura di tipo cristiana, e quindi una cultura che ha sempre dato molto valore alla spiritualità, tendiamo ad avere questa dicotomia, quindi questa divisione tra il corpo e l'anima, facendo ricondurre tutta la parte legata alla mente ad un concetto animico molto diverso dalla coerenza che ha un corpo biologico insieme al suo sistema neurologico. E allo stesso tempo, facendo tutto questo percorso, vorrei potervi dare la possibilità di imparare a utilizzare più i sensi, perché noi siamo delle persone, cioè siamo delle creature estremamente visive e tendiamo ad ignorare molti stimoli provenienti dagli altri sensi, dall'olfatto, dal tatto e principalmente anche dall'udito. E andremo anche alla ricerca di come sostituire gli stimoli negativi con degli stimoli positivi che ci permettano,
questo raggiungimento del benessere, di un benessere totale, quindi non solo di un benessere mentale vincolato al nostro pensiero logico. E ovviamente, se siete degli operatori olistici, tutti questi spunti possono essere utilizzati anche nel vostro lavoro quotidiano per poter aiutare anche gli altri a raggiungere questi obiettivi. E quindi domoteorica vuole essere alla fine anche un modo per imparare nuovamente ad essere animali, quindi riconoscere la nostra fisiologia che ci ha accompagnato per migliaia e migliaia di anni e che spesso adesso, anche se avremo la possibilità di stare molto bene, tendiamo a non prendere in considerazione proprio per dei condizionamenti di tipo culturale o sociale. A cosa serve quindi domoteorica? Domoteorica ha principalmente due obiettivi. Il primo è quello del distaccarsi da questi condizionamenti e dalle abitudini che ci limitano nella nostra percezione dello spazio e del mondo, perché imparando a vedere ciò che è al di fuori di noi, ma anche ciò che è dentro noi, da punti di vista diversi, provenienti magari da culture anche che non conoscevamo prima, proprio per comprendere come tutto è estremamente relativo, mentre la nostra fisiologia è universale. E in più vuole essere proprio un insegnamento atto a donarvi dei nuovi strumenti per analizzare il vostro vivere quotidiano, i vostri spazi quotidiani e essere in un certo modo meno vincolati a delle certezze che magari abbiamo assimilato fin dall'infanzia e che non abbiamo mai messo in discussione perché non abbiamo mai avuto la possibilità di vederne delle alternative. Quindi, con questo corso ci sarà un miglioramento dei nostri 5 più 1, dico sensi, quindi anche il nostro intuito. Ci sarà un miglioramento della qualità del riposo, soprattutto nella propria abitazione, ovviamente, perché nel senso è difficile intervenire su luoghi che frequentiamo solo sporadicamente, invece. E potrà aiutare anche al miglioramento sia della produttività ma anche del senso di benessere anche nel luogo di lavoro, perché con piccoli accorgimenti anche i nostri spazi lavorativi, se c'è possibile intervenire, quindi parliamo spazi lavorativi che possono essere organizzati liberamente da noi, possono darci a loro volta degli stimoli positivi e non gli stressor costanti che tendiamo a subire negli ambienti lavorativi ed extradomestici. Otterremo una conoscenza molto più profonda del nostro corpo, dei nostri istinti e delle reazioni spontanee, quindi le reazioni innate, quindi della nostra parte più animale. E mi auguro anche di potervi ispirare la curiosità di scoprire nuove culture, di scoprire nuovi modi di vedere il mondo, quindi nuove mappe mentali e sistemi di credenze che potrebbero essere più affini a noi di quanto immaginiamo. Però non dobbiamo dimenticare che domoteorica è anche qualcosa di molto più leggero, quindi meno basato sulla psicologia profonda, e infatti si parlerà anche di interior design, quindi di come organizzare i nostri mobili, i nostri arredi per rendere i nostri spazi confortevoli. Si parlerà anche di illuminotecnica, quindi come ottimizzare l'illuminazione degli spazi per cercare di non alterare il nostro ritmo circadiano. Quindi riceverete anche consigli di arredo e colori a seconda delle direzioni geografiche, quindi quelli più adeguati ad ogni tipo di esposizione solare. E si parlerà di decluttering, quindi del sistema che permette di eliminare il superfluo, soprattutto dalla propria abitazione, ma alla fine in un certo senso anche dalla propria vita, poiché soprattutto noi che viviamo nella società del consumo e dei consumi, tendiamo spesso a accumulare surplus di oggetti che di fatto non servono a niente se non a portarci via del tempo per sistemarli, tenerli in ordine, pulirli.
ma anche in metafisica cinese, poiché negli anni, studiando varie discipline, mi sono resa conto di come il Wuxing, quindi quella che viene conosciuta di solito in Occidente come teoria dei cinque elementi, in realtà è un sistema molto pratico e funzionale per definire e riconoscere particolari caratteristiche e poi poterle applicare in pratiche come il Feng Shui. Ma anche proprio nella nostra analisi interpretativa e tassonomica, quindi di assegnazione di un certo ruolo, di un certo nome, di un certo valore a tutte le vicende quotidiane. E adesso per l'ultima parte, proprio quella più tecnica, che anche se avevamo già accennato qualcosa nell'introduzione con Laura e Veronica, vi spiego come si svolgerà proprio il corso. Quindi è un corso specialistico, non è inserito in altri percorsi di studi di Amors al momento, se non alcune materie ponte. Ci saranno 40 ore di corso online in diretta, poi che si svolgeranno su due incontri al mese, e quindi ogni 2 settimane, di 2 ore per un totale di circa 10 mesi di corso più 3 mesi dedicati alla tesi. Dopo ogni lezione sarà dedicata un'ora per domande e risposte, chiarimenti, ma anche per il confronto, come vi dicevo prima. Ci sarà anche una giornata di workshop in presenza, dove applicare alcune delle tecniche imparate nel percorso di studi. Dopo avrete alla fine 3 mesi di tempo per preparare la tesi, che sarà definita insieme e sarà quella più adatta alla vostra disponibilità di tempo e anche di interessi e competenze, perché immagino un operatore olistico sarà più interessato a certe tematiche, mentre una persona che vuole semplicemente che segue il corso per interesse personale magari sarà interessata ad altre. E avrete, come accennavo, schede ed esercizi per lavorare in autonomia, quindi ho calcolato anche molte ore di studio individuale, che dopo, se uno le fa o non le fa, ovviamente è a sua totale discrezione, e anche degli esercizi di concentrazione che derivano dal Qigong, anche dallo yoga o comunque dalle meditazioni guidate, per aiutare a scollegare il nostro pensiero logico e soprattutto quello che si chiama overthinking, quindi il continuo parlarsi in testa, il continuo ragionare, che di fatto ci mette a tacere ancora di più tutte quelle che è la nostra parte più istintiva e intuitiva. Il corso ovviamente è dedicato alla persona, non è dedicato agli spazi, ma al nostro rapporto con lo spazio e vuole essere quindi anche uno spunto eventualmente per la ricerca personale, per chi sta già percorrendo un percorso di crescita personale o crescita spirituale. E sarà un modo di avere, come dicevo, nuovi punti di vista, ma allo stesso tempo anche dati scientifici da fonti sicure, quindi tutto quello che vi riporto quindi proviene o da dati scientifici o comunque da tradizioni popolari millenarie. Allo stesso modo, domoteorica può essere una disciplina ponte con tutte le tecniche energetiche, quindi collegate sia alla bioenergia, alla pranoterapia o qualsiasi altra tecnica, uno come operatore olistico, come persona pratica. E è anche alla fine una ricerca del bello e del sano, perché spesso i ritmi di vita oberanti che dobbiamo sopportare ci fanno imbruttire in un certo senso, nel senso non ci fanno più cogliere la meraviglia che invece quando eravamo piccoli potevamo vedere con molta più semplicità. Ed infine, può essere anche ovviamente come materia ponte con le discipline energetiche, anche con tutte le altre discipline del benessere, per anche organizzarsi eventualmente i propri studi, se si è massaggiatori o comunque operatori o terapisti. E dopo ovviamente sono disponibile per supporto online, organizzandosi in caso di problemi o quant'altro.
Il corso poi ovviamente è online perché è stato pensato per chi non ha molto tempo e quindi essere cioè, aperto a più persone possibile, quindi chi non può seguire le lezioni in presenza le può vedere registrate. Vi sarà un'unica lezione in presenza che è il laboratorio, il laboratorio esperienziale, ovviamente oltre all'esame finale che dovrà essere fatto presso le sedi di Amors a San Donà di Piave, provincia di Venezia. E tutto il percorso poi ha dei tempi dilatati, nel senso che avendo solo due incontri al mese, ognuno può decidere quando vederseli, frequentarli o studiare a seconda della propria disponibilità temporale. E infatti anche le lezioni sono state pensate appositamente di 2 ore, quindi lezioni brevi, poiché se uno magari ha finito di lavorare ed è anche stanco della giornata, ha la possibilità di seguirle senza dover mettere troppo impegno mentale durante le dirette. E chiaramente c'è anche la possibilità di supporto mail in caso qualcosa non si è compreso o vi è interesse per approfondire determinati argomenti. E oltre a essere online, quindi anche esperienziale, come dicevamo, col laboratorio in presenza, che si tratterà di un incontro, di una giornata da organizzare in autunno per il corso che inizia a maggio in provincia di Venezia. Lo studio dell'ambiente non sarà, come dicevo, di tipo nozionistico e basta, ma sarà proprio interpretativo, intuitivo, quindi anche legato proprio all'ambito simbolico e percettivo. E anche tutti gli esercizi che proporrò di centratura e altro possono essere utili come allenamento personale, quindi per fare appunto esperienza di nuovi modi per entrare profondamente dentro noi stessi. E quindi alla fine ci saranno comunque consigli per il benessere del corpo e della mente che sono alla base di qualsiasi corso esperienziale di ambito olistico. E questo può diventare chiaramente anche un percorso di crescita personale, perché permette di accedere ad informazioni, come dicevo durante la presentazione, che spesso non sono facilmente comprensibili né accessibili a tutti, e si possono avere nuovi punti di vista, quindi conoscere nuovi modi per valutare la propria vita e ciò che ci circonda, e avendo quindi nuovi strumenti mentali per confrontarci con la realtà e soprattutto, che è la cosa alla base del corso, la possibilità di migliorare per noi stessi gli spazi che viviamo quotidianamente. L'impegno totale quindi si dividerà su un totale approssimativo di 190 ore, di cui 70 ore saranno fatte in presenza, quindi 40 di lezione online, 20 ore di domande e tutoring e 10 ore di laboratori esperienziali. E dopo ho calcolato un circa 120 ore di studio individuale, sia durante l'anno che soprattutto nei 2 mesi che dedicherete alla tesi, che non avrà dei vincoli particolari di lunghezza, contenuti o altro, ma che sarà proprio pensata, su misura di ogni partecipante. E vi presento qui un indice molto generico dei materiali trattati, quindi dei vari moduli e dispense che avrete. All'inizio parleremo dell'Homo sapiens e dell'abitazione, quindi una parte più storica sull'evoluzione della nostra specie e del costruire, e poi partiremo ad analizzare di più l'ambito più neuropsicologico, anche neuroarchitettura e il rapporto culturale con gli ambienti. Poi approfondiremo come si studiano e come anche nel tempo si sono analizzate diversamente le abitazioni. Poi ci sarà una parte dedicata alla percezione sottile degli spazi abitati, che sarà anche collegata al modulo di geobiologia.
all'interno del quale affronteremo nell'ambito un po' più metafisica collegato alle discipline energetiche e l'analisi dello spazio, quindi anche introdurremo il concetto di geomanzie, che poi sarà approfondito con i moduli dedicati al Wujing, quindi alla teoria delle cinque energie, ai cinque espressioni dell'energia, e al Feng Shui, e del Feng Shui faremo proprio dei moduli approfonditi legati a quella che è la scuola della forma, quindi la scuola più antica del Feng Shui, per imparare proprio ad analizzare i nostri spazi, e poi concluderemo proprio con dei metodi applicativi per l'analisi degli spazi e oppure anche per avere semplicemente degli spunti di analisi personale. Inoltre sono stati pensati due corsi esterni, cioè quindi due corsi che possono essere frequentati anche dai non iscritti, di 4 ore, se sarà possibile, a causa, insomma, sappiamo di questa situazione in cui siamo ancora completamente infilati di pandemia. E se no, saranno fatti online o comunque registrati, se fossero fatti in presenza, uno proprio dedicato al decluttering, quindi metodi per far pulizia profonda a casa propria, e quell'altro anche sull'organizzazione del luogo di lavoro, quindi come creare degli spazi lavorativi più adeguati al lavoro che dobbiamo svolgere. Dei materiali extra, quindi le audio video guide, ci sarà una dedicata all'uso della bussola, poi una meditazione guidata per la creazione dello spazio sicuro, quindi una meditazione che permette di entrare profondamente dentro noi stessi e creare una visualizzazione di uno spazio da sfruttare sia come spazio di decompressione mentale, ma anche come spazio nel quale andare a cercare la nostra intuizione, dal quale far emergere la nostra intuizione, che si basa proprio sulle cinque energie del Wujing, quindi legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Poi ci saranno dei video su delle tecniche di base di Qigong e Yoga che possono aiutare alla centratura e al rilassamento e poi ci saranno delle audio guide dedicate all'uso dei colori a seconda delle disposizioni e delle funzioni delle varie stanze in una nostra casa. E ovviamente le schede di ricerca che dopo ognuno può utilizzare per lo studio personale in qualsiasi momento. Per partecipare al corso è richiesto un contributo, come tutti gli altri corsi dell'Associazione di Promozione Sociale AMORS, che in questo caso è di 450 euro per questo primo anno. E a parte questo prezzo, bisogna anche aggiungere ovviamente l'iscrizione annuale all'associazione, che include anche il tesseramento ad ASI Nazionale Arti Olistiche Orientali di BN DOS, presso la quale la scuola è registrata. Come dicevo, non c'è altro da comprare, non sarà mai consigliato di comprare nulla, né di comprare tappetini schermanti, accessori di Feng Shui che non esistono, scopriremo insieme o quant'altro, ma è necessario avere a disposizione 3 strumenti, che sono la bussola, un metro e il goniometro. Ci sono vari tipi di bussole, non si necessitano di bussole particolari. Io vi consiglio o la bussola classica da orienteering, quella rotonda, o ancora meglio le bussole a base rettangolare, quelli per il calcolo su mappa, che vedremo sono molto più semplici per prendere delle misure all'interno di un'abitazione, quindi anche per aiutarci magari ad appoggiarsi su un muro e quant'altro. Poi metro, va benissimo, un metro di quelli da carpentieri, quindi metri ad avvolgimento, o se uno ce l'ha già a disposizione, se no assolutamente non è necessario comprarlo, un metro laser, semplicemente perché è più facile da usare se bisogna prendere le misure molto grandi. E infine, a parte le stecche, ovviamente, perché faremo anche dei disegni, un goniometro che può essere sia, se ce l'avete a casa va benissimo il goniometro da 180 gradi, se no io consiglio quello da 360 o nel modello normale, se no ci sono anche i modelli quindi un po' più avanzati che permettono anche di segnare la misura e vedremo che ci servirà proprio per misurare con più esattezza le disposizioni all'interno di un ambiente domestico o dei suoi giardini.
E per concludere, mi piace mettere un po' in allerta gli studenti o i possibili studenti, senza spaventarvi ovviamente, facendovi presente che questo corso è nozionistico, sì, ma essendo anche esperienziale, molto spesso potrebbe farvi fare cose o consigliarvi di fare cose che magari non fate da anni o che non fate persino dall'infanzia. Poiché a me piace proprio studiare il rapporto con il nostro istinto, col nostro intuito e anche con le nostre pulsioni, sfruttando anche dei mezzi che spesso nell'età adulta si perdono perché vengono considerate attività non più adeguate, ma di fatto ciò che noi facciamo da bambini, ciò che noi facciamo spontaneamente da bambini, è molto più naturale di tutto quello che gli adulti invece ci dicono di non fare. Che invece è culturale, quindi legati al pensiero logico. Quindi potrebbe capitare di dover disegnare, questo sicuramente, perché se uno non è già pratico, magari con programmi di grafica o progettazione, dovrà disegnare proprio a carta sulle planimetrie. Ci si potrà perdere nei boschi, anzi, vi suggerirò vari percorsi e tecniche di connessione all'ambiente naturale, come quelle che vengono chiamate in Giappone lo Shinrin Yoku, quindi il bagno nel bosco. Poi potrebbe capitare di iniziare ad amare il mondo attorno a noi, che soprattutto in questo periodo spesso sentiamo sempre più distante, sempre più disagevole, e invece vedendolo con altri occhi e cercando di tirarne fuori il bello, potremmo iniziarlo ad amare di nuovo. E poi avere la voglia di scoprire sempre nuove cose, perché vi è questo difetto che in realtà ci viene dall'uso comune, dal pensiero comune, che arrivati a una certa età non sia più possibile a imparare delle cose nuove, ma in realtà il nostro cervello è talmente plastico, talmente adattabile e può mutare facilmente la stessa propria conformazione, quindi le nostre connessioni sinaptiche, la comunicazione tra i nostri neuroni, per poter apprendere e ricevere dei feedback molto positivi, quindi sentirci molto bene nell'imparare delle nuove cose. Ed infine vi potrebbe capitare di abbracciare finalmente degli alberi, per rendersi conto di come la vita fluisca in ogni essere vivente e di contro di come la nostra società industriale, la nostra società dell'architettura funzionale alla produzione ci abbia completamente staccato da tutto il vivo che ci circonda e di cui noi in realtà come specie abbiamo una profonda necessità. Quindi per tutte le informazioni, come aveva già detto anche Veronica all'inizio, scrivete a info@hamors.com. Se avete dei dubbi o mi volete chiedere qualcosa di più in specifico sulla materia, scrivete pure al mio indirizzo che è domoteorica@ameonna.com. E se avete voglia, sto iniziando, tempo permettendo, che è sempre molto poco, a scrivere un blog dedicato a questi argomenti all'indirizzo che trovate all'indirizzo domoteorica.it e anche nei social mi trovate come Domoteorica. E quindi grazie per l'attenzione che mi avete dato e spero di vedervi numerosi al corso. Ultima informazione, se per qualsiasi ragione non riusciste a cominciare il corso a maggio, è già previsto una seconda sessione a partire dall'autunno, quindi a partire da ottobre. E grazie ancora, adesso non so se Veronica o Laura vogliono aggiungere qualcosa. Bene, grazie a tutti, grazie di essere stati con noi e spero vi sia piaciuto e abbiate respirato un po' quello che è l'ambiente di Amors, che è sì, serietà, studio, conoscenza, scienza, bionaturale, eccetera, ma c'è anche contatto umano, divertimento che avvenga in presenza oppure online, davvero le occasioni di
vivere piacevolmente questi momenti si vivono sempre. E quindi nel ringraziare tutti, auguro ogni bene e che ci sia leggerezza in tutti. Grazie, grazie Martina. Grazie, ciao Grazie. a tutti, buonanotte e ci Buona vediamo al serata, corso. grazie. Ci vediamo al Ciao, corso, buonanotte. ciao, ciao.